Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è un vlog un po' così casalingo. Mi sono addormentata ed è tardissimo. Sta arrivando mia madre a prendere Chloe per l'asilo. Infatti sto facendo il pane con la Nutella, pancare con la Nutella per Chloe. Così fa colazione e va all'asilo, l'ho già vestita. E sono le 9. Vabbè che le entro fino alle 9:30, c'è l'entrata, però dobbiamo sbrigarci. E come ieri? Col cuoricino. Ok, adesso faccio questo pane con la Nutella e poi faccio subito da mangiare a Samuel perché ovviamente ha fame. Vai. Asilo. Sei contenta? Sì. Il mio cappello di Frozen. E Aurorina cosa fa? Piange. Qua non è sporca in bocca, Si è tagliata. Vero? Che hai toccato qualcosa che non dovevi toccare. No, non si tocca più. Non si tocca più, vero? No. Ti è uscito tanto sangue, vero? Sì. Dai, salutiamo. Che ciao. Buona giornata all'asilo, Bacio mamma. Dopo vengo e poi te chiamo. Va bene. Intanto vieno a casa. Quando vieni a casa vuoi parlargli, vuoi dirgli cosa hai fatto oggi? Sì. Ma mangi tutto all'asilo? Come si chiama la tua maestra? Maestra Claudia. Claudia e poi? E poi solo quella. Assunta? Sì. Va bene. Salutiamo, dai. Io voglio la maestra Claudia. Vuoi la maestra Claudia? Sì, sono maestra Claudia. Ok, saluta, dai. Mando un bacino. Ciao. Stamattina sono un po' titubante, diciamo. Un po' arrabbiata più che altro. Poiché mi è arrivato un'email dove diceva che YouTube ha rimosso un mio video, la night routine. Il che sono rimasto un po' perplesso, ho detto perché scusatemi. Ok. Sono rimasto un po' perplessa perché ho detto perché mai YouTube deve eliminare un mio video. Cioè, adesso la lettera era scritta in inglese, però quello che c'era scritto era che praticamente viola le norme di YouTube e che presenta scene di bambini che forse si rifà alla scena in cui lavo i bambini, ma Chloe è coperta da un cuore, qualcuno magari è riuscito a vedere la night routine e può confermarlo. Non c'erano assolutissimamente scene di nudo, scene di bambini nudi o che violano le norme di YouTube, secondo me. Che perché dove ho visto appunto che si vedevano le parti di Chloe, ho messo questo cuore. Quindi non capisco YouTube a che cosa faceva riferimento. Non c'era nessunissima scena, erano tutte scene tranquille, quindi boh, vabbè, non capisco sinceramente. Non so neanche come risolvere, cioè non so come contattare YouTube, ma non mi interessa neanche in realtà. Però ci sono rimasta male perché era la nostra night routine, era un video che voi aspettavate, che io ho girato con tutto il cuore. C'erano scene dei miei bimbi che io avrei voluto rimanessero e scene in cui gioco con Samuel e... perché per me principalmente è per lasciare un ricordo ai bambini, quindi nel momento in cui ci sono delle scene in cui io gioco con Samuel voglio che Samuel quando sia più grande si ricordi appunto di questi momenti,
perché YouTube me li cancelli un po' mi infastidisce. Ho per esempio il mio marito che si prende cura di Chloe, cioè voglio che ai miei bambini rimanga qualcosa. Cioè, secondo me non violava nessunissima norma. Ho visto di peggio su YouTube. Ho visto persone che mettono proprio bambini nudi dove si vedono le parti intime. Io ho coperto, cioè non capisco perché YouTube mi abbia cancellato quel video. Comunque, tralasciando perdere questo, vediamo, magari in questi giorni mi giro un'altra night routine. Magari cercherò di non mettere la scena del bagnetto. Però ecco, cioè non capisco. Vabbè. E niente, Chloe all'asilo. Mamma ha mangiato e ha bevuto tutto stamattina. Di solito ogni tanto mi lascia qualche goccia, cioè più o meno così di latte. Invece oggi ha bevuto tutto. Si vede che era affamato. Io qua c'ho questo qua, questo brufolo fastidiosissimo, tralasciando tutti questi. Ma io non lo so, boh. I capelli, vabbè, lasciamo perdere, sono da lavare. Adesso faccio colazione, lavo i capelli e mi metto a pulire e magari mi vesto anche e mi lavo. Però la cosa che prima devo fare è lavarmi i capelli e li avvolgo nell'asciugamano e inizio a pulire con i capelli avvolti nell'asciugamano, perché così mi si asciugano nel frattempo, perché non c'ho voglia di accendere il forno veramente, anche se sono raffreddata e mi ammazzo di più praticamente. Però non, io odio il forno, proprio lo odio, ragazzi, lo odio. Me li asciugo proprio quegli ultimi 5 secondi per togliere quel poco di bagnato che è rimasto, ma stare 3 ore così proprio mi stanco. Tra l'altro, ieri ho mangiato a pranzo la pasta con il pesce. E vabbè che la posso mangiare, ma ne ho mangiato veramente tipo così, pochissima. E ho vomitato l'anima. Proprio vomitato l'anima. Io la pasta normale non sono più abituata a mangiarla. Tra l'altro ho una leggera intolleranza. E ultimamente quando mangio la pasta normale vomito, non so per quale motivo. Sarà che l'intolleranza si è intensificata, sarà che il mio organismo non c'è più abituato, non saprei dirvelo. E invece sabato è stato il secondo compleanno di mia nipote. In realtà è stato giovedì il compleanno, ma mia sorella l'ha festeggiato sabato. E quindi niente, siamo stati al Giro Pizza, ma io ho mangiato giusto 2 spicchietti, mi sono limitata tantissimo, ho seguito la dieta e tutto. Mi vedo un po' più sgonfia anche dalle braccia, cioè mi vedo più sgonfia, però la bilancia, vabbè che la mia dà i numeri, non è sicura al 100%, perché in farmacia mi dà mezzo chilo meno e qua mi dà mezzo chilo in più, talvolta anche di più di mezzo chilo. È un po', come si dice, un po' rotta, quindi devo comprarne un'altra e niente. Quindi devo assolutamente proseguire con la dieta, perché ho in tutto almeno 25 kg da perdere. Almeno 25. E la vedo lunga. Comunque, tralasciando questo piccolo dettaglio, io passo la mia vita a dieta, mi sa. Tipo tutta la vita a dieta. E vabbè. Niente, vado a far colazione. Tra l'altro sono indecisa anche su cosa mangiare oggi, però voglio il mio caffè latte e basta. Adesso vediamo. Bella amore, come balli tu? Così la rompi, eh? A parte la musica in sottofondo di Camarrata assurda, ma YouTube mi va da solo, mette le canzoni al random. Ho fatto la pasta sfoglia con spinaci e uova,
Speriamo che è buona. Ho messo solo spinaci e uova, pepe e sale. Invece a Samuel, sì, qua c'ho i piatti da lavare ancora della colazione di ieri sera. Invece a Samuel ho fatto spinaci e ricotta. E qua sto preparando la pastina. Per mio marito stasera ho lasciato un po' di spinaci e dopo ci aggiungo la salsiccia e i funghi. Ho lasciato proprio due. E quindi stasera gli faccio la pasta, spinaci, salsiccia e funghi. Qua penso sia pronta comunque. Sì, è pronta. Mamma, nel frattempo sgattaiola per tutta casa. Porta le mie ciabatte in giro. Mamu, cosa fai? Non puoi andare? Vieni a fare pappa? E tu chiama papà? Cioè, ha una camera di giochi a disposizione e sta sempre qua. Vabbè, tocca le cose più pericolose. Tra l'altro sta sbavando ovunque, non so se vedete le chiazze di bagnato a terra, ma sta sbavando ovunque. Come mi vedete in queste condizioni perché ho lavato i capelli, io sono riccia di naturale. Chiudiamo qua la porta così fa meno luce. Sto dando la pasta a Samu e io ho un problema serio con Samu. Praticamente, quando comprai questo seggiolino dell'IKEA, che costa anche pochissimo, pensavo fosse utile. Adesso invece è una tragedia, perché lui si mette all'impiedi, riesce ad alzarsi e mettersi all'impiedi e rischia di buttarsi. Adesso stavo rischiando di praticamente bruciarmi mentre stavo scolando la pastina, perché lui si era alzato e si stava buttando. Adesso dite, ok, può mettere la protezione, ma non è così perché non c'è. Quindi boh. Allora, visto che oggi nel vlog non ho fatto chissà che cosa e voglio cercare di tenere Chloe sveglia per tutto il pomeriggio, farla andare a dormire appunto di sera, falla attaccare da papà mentre io faccio vedere qua. Quindi con Chloe abbiamo deciso di andare a fare un ciambellone, non fate caso al mio aspetto, però vabbè, sono in tuta. Mi sono lavata la testa oggi e devo ancora piastrarli, quindi lasciamo perdere. Comunque niente, voglio fare un ciambellone con burro di arachidi e cioccolata. E vi lascio gli ingredienti qui sotto nell'info box, così se viene buona ve lo faccio sapere e potete riprodurla in casa. Quindi niente, noi ci divertiamo tantissimo a fare i dolci, vero Chloe? Sì! Chloe ha messo il suo grembiule, eccolo qua, questo qua è un grembiule lavabile. Alzalo un po'. Sa che lo dobbiamo attaccare un po' di qua dietro. Questo qua è un grembiule lavabile, vabbè, ovviamente lavabile. Come nel senso si colora e poi se si mette in lavatrice va via il colore. E niente, quindi mettiamoci a fare questo ciambellone, ok? Sì. Chloe è bravissima, adesso vi faccio vedere. Per questa ricetta, togli la manina, ci serviranno 2 bicchieri di farina. Sì. 1 bicchiere di sì. Cacao, questo qua. Perché è il mio cacao. Ok, un mezzo bicchiere di latte più o meno, 3 uova, una bustina di lievito, 1 bicchiere di zucchero e poi le uova. Questo qua che è il burro di arachidi, non so, non l'ho mai fatto, è una variante che sto facendo oggi, quindi penso ne metterò tipo 2 cucchiai, 3 cucchiai. Adesso man mano che lo faccio poi vi dico. E poi invece per la copertura... Ah, e ci vuole anche 1/2 bicchiere di olio di semi, utilizzerò questo qua di girasole. Invece per la copertura andrò ad utilizzare questa cioccolata qua, che serve proprio per la copertura, e le mandorle, queste qua per la terscaglie. Quindi niente, iniziamo.
questa è la consistenza dell'impasto. Io ho già scaldato il forno, messo a 175 gradi per 40 minuti, ma il mio forno dà un po' i numeri, quindi non saprei dire bene. Questa è la consistenza, smettila, lei deve assaggiare. Com'è? Buono? Ok, mettiamo questo nella teglia. Cioccolatino. Ok, in mancanza del burro ho messo olio e farina. Dobbiamo metterci questo, amore. Adesso mettiamo l'impasto qua. Questo io. Metto un impasto che con una mano mi viene malissimo. Ok, ecco qua il nostro ciambellone, adesso lo inforniamo. Allora, il ciambellone è pronto, fa un odore di burro d'arachidi che non vi dico. Ovviamente qua è rimasto un po' di farina, però è venuto bello alto, sembra anche molto soffice. Ok, eccola pronta, sembra buonissima. Tra l'altro questa cioccolata per copertura l'ho presa da Lidl e vi assicuro che è buonissima perché il ciambellone sarà dolce, molto dolce immagino, vi dirò quando l'assaggerò. E la cioccolata invece è fondente, quindi è, dà quell'equilibrio appunto al tutto. E ho messo le mandorle, comunque sembra veramente molto buono. Guardate che monello, cioè è proprio monellino. Guardate, era seduto sulla sedia, si è messo lì in piedi sul tavolo. Tra l'altro è pieno di bava. Adesso dobbiamo fare un bagnettino. Guardate, cioè, guardate qua. Vabbè. Insomma, andiamo a sistemarci per la notte, va? Guardate che monello. Stai attento. Cioè, si può? Si può? Ora è già l'ora di andare a letto. Io oggi ho sti capelli che non ho più piastrato, tra l'altro. Se avessi avuto un po' di schiuma per capelli in casa ci avrei messo un po' di schiuma. Però vabbè, oggi va così, dai. Cioè, guardate se li sciolgo. C'ho proprio questa massa. Cioè, non mi dispiacciono in realtà. Magari sistemati in qualche modo. Perché io sono riccia. Però, come vedete, con tutte le piastre che ho fatto, il risultato è questo. No. Comunque, Chloe è a letto con il papà, è sul letto, ma in realtà non dorme, figurati se dorme. Ha dormito tutto il pomeriggio, quindi ho i miei dubbi, perché dopo che abbiamo fatto la torta erano le 5, 5 e mezzo, si è addormentata e si è svegliata verso le 8 e mezzo, quindi secondo me si addormenterà molto tardi e domani mi farà impazzire per svegliarsi. Comunque, io stasera non ho cenato perché ho assaggiato un pezzettino di torta, ma proprio una fettina così, molto più piccola, una fettina proprio così, e mi sento ancora sazia. E Samuel ha mangiato, gli ho fatto un po' di pastina con salmone e verdure, Chloe si è mangiata la torta, si è mangiata la pasta in bianco, mio marito ha cenato, tutto a posto. Ho ancora i piatti da lavare, ma non c'ho voglia. Mi sono messa qua sul divano appunto per addormentare mamma e non vedo l'ora di andare a letto. Io tra l'altro, cioè, ragazzi, guardate, aiuto, ma come devo fare questa faccia?
Vabbè, tralasciando per dire questo, io vi do la buonanotte, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo vlog. Se provate la torta, fatemi sapere qua sotto se vi è piaciuta, così mi fate sapere se vi è venuta bene o vi è piaciuta. Potete anche taggarmi su Instagram, trovate il mio nickname qui sotto. Comunque.